Oltre alla crisi che sta bloccando l'Ungheria, cosa accade dall'altra parte della frontiera in territorio serbo? La Serbia ha già fatto sapere di non voler costruire contromuri per arginare il flusso di migranti, ma si aspetta che l'Unione Europea definisca una propria precisa politica su questa emergenza. La posizione della Serbia non è facile. Il premier Aleksandar Vučić ha compiuto una visita ai profughi a favore di telecamere in occasione di un viaggio della bavarese Beate Meak, responsabile del Dicastero degli Esteri bavarese. Monaco è la destinazione dove arrivano molti profughi provenienti dall'Ungheria. Parlando di loro, Vučić ha detto di non sapere cosa potrebbe accadere a queste persone dopo il 15 settembre, quando gli ungheresi cambieranno la legge che li riguarda. Anche la Merkel ha chiesto aiuto all'Europa per prendere la propria parte di rifugiati e non lasciare soli alcuni paesi di fronte a questo problema. Drammatica la situazione anche in Macedonia. Nelle ultime 24 ore sono giunti ben oltre 2.000 migranti e profughi in marcia lungo la rotta balcanica e diretti nei paesi del nord Europa. Se ne attendono altre migliaia nelle prossime ore.